Cari pescaresi, la nostra riviera, la nostra spiaggia, il ponte del mare sono molto più che cartoline della nostra città, sono elementi di identità, descrivono la nostra appartenenza, il nostro stile di vita, il piacere di stare insieme e di condividere le bellezze della città. Ve lo dice uno di voi che Pescara la ama. La pandemia di coronavirus ci ha costretti e continua a costringerci a rinunciare a tutto questo. Non possiamo, non dobbiamo. Soprattutto adesso che la primavera ci regala queste splendide giornate, troviamo in noi stessi la forza di una scelta di responsabilità a non uscire e a rimanere a casa. Molti di voi lo stanno facendo, lodevolmente, altri no. Per coloro che nonostante tutto ritengono di potersi riappropriare della normalità con comportamenti che avrebbero conseguenze gravissime nella lotta al contagio, abbiamo concordato con il sindaco di Montesilvano, il prefetto e il questore un'ordinanza che ha vigore per tutto il periodo pasquale, da venerdì 10 a lunedì 13 aprile. È vietato in questi giorni frequentare la spiaggia, i marciapiedi lungo la riviera, il ponte del mare, il porto turistico e la golena, la strada parco e le aree verdi litoranee e collinari, al di fuori delle già previste chiusure dei parchi cittadini. Il controllo sarà effettuato anche dall'alto, con i droni in dotazione alle pattuglie della Polizia Municipale. Raccomando a tutti che nel periodo delle festività pasquali vanno evitati in ogni modo ritrovi e raduni conviviali negli appartamenti e nei giardini e parchi condominiali. Non dimentichiamo neanche per un momento che stiamo attraversando un'emergenza serissima che ha richiesto e continua a richiedere misure eccezionali per contenere e impedire ogni forma di contagio. Troppi pescaresi si sono ammalati per questo maledetto virus e altri ci hanno lasciati, colpendoci nella sfera familiare, delle amicizie e degli affetti. L'unica forma efficace di lotta al Covid-19 è il distanziamento sociale, come raccomandato dalle massime autorità sanitarie nazionali e internazionali. Non è tempo di scampagnate e di picnic. Abbiamo il dovere di resistere ancora un po'. Stiamo uniti anche se siamo lontani.